Ciao ragazzi, oggi volevo far vedere per tutti quelli che posseggono il Motorola Zoom o con un tablet Honeycomb il fatto che finalmente Gameloft ha rilasciato proprio oggi la versione nuova di Nova, ossia un gioco sparatutto che io avevo acquistato personalmente un mese fa, però crashava. Diciamo che all'inizio del tutorial c'era il messaggio d'errore con tanto di ritorno sulla home di Honeycomb. Oggi, diciamo, Gameloft ha rilasciato, diciamo, questo aggiornamento. Diciamo che ha riscaricato circa 180 MB di mappe, quindi una dimensione diversa rispetto a quella precedente, e funziona tutto. Adesso volevo farvi vedere proprio il fatto che funziona. Schippiamo il filmato iniziale. Facciamo una nuova partita, così facciamo vedere proprio che funziona sin da subito, sin dal tutorial. Come si può notare, ci chiede se vogliamo i comandi attraverso giroscopio o meno, ossia muovendo, diciamo, l'accelerometro. Ovviamente noi diciamo di no perché ci interessa maggiormente i controlli classici via touchscreen. Saltiamo. Praticamente prima questa fase, già i primi attimi, crashava e tornava sulla home. Adesso è tutto ok. Access the games menu. You will find your objective in the goals tab. Adesso io non sono particolarmente bravo a giocare su un 10.1 pollice, però You can jump over obstacles. I see you're quite used to it. Very good. There's a Vediamo magari anche il secondo livello, almeno all'inizio. Ovviamente questa è la versione ottimizzata per il Tegra 2, ma soprattutto per la risoluzione 1080x800 del Motorola Zoom, quindi la versione ad hoc. We now know what happened to the crew. Please continue to investigate this vessel so that we may learn more. In caso questo insomma era Nova per Motorola Zoom, quindi per Honeycomb. Devo dire che ma mi hanno fatto una bella sorpresa quella Gameloft, perché stavo proprio oggi mandando una mail di supporto per chiedere diciamo assistenza sul fatto che non funzionava su Motorola Zoom, nonostante l'avessi comprata insomma a 3,99 euro.
Però sono andato proprio a riprovare l'ultima volta, mi ha trovato l'aggiornamento, me l'ha scaricato. Ho però dovuto disinstallare prima l'applicazione, o meglio, cancellare praticamente la cartella delle mappe, poi mi ha riscaricato totalmente le mappe, perché ripeto, ha una dimensione un pochino diversa, e dopodiché funziona tutto perfettamente. E con questo è tutto, vi rimando quindi a blog andrewgeek.it, un saluto da Matteo, ciao!